e con grande gioia Raffaella Calla! Comunque anche nel nostro studio di Ricomincio da Due vi abbiamo accolto con grande calore, mi pare, no? Senza, e quindi è doveroso rendere la visita, e poi l'asta è una cosa molto importante. Molto importante, però sì, credici, anche perché tu sei sempre stata molto sensibile a tutto ciò che è il discorso sulla beneficenza, ecco. Sì, quindi non capisco il vaso di fagioli, ma infatti ho detto vorrei la scrivania, il telefono e il vaso di fagioli. Hanno trovato anche quello. Sì, sì. Cioè il vaso di fagioli non buttano niente alla che hai fatto tu, non è che ci siamo inventati noi. Veramente l'ha inventato Magali, ma l'ho fatta io, sì, eh. Ah, ci stavano pure i due fagioli, penso l'ho detto. Io mi domando però una cosa, ma com'è possibile che una persona dopo tanti anni si prepara, diciamo così, studia, perché Pronto Raffaella per me è stata un'esperienza differente dal sabato sera che ero abituata a fare, no? Danzare, cantare, presentare. E praticamente con il telefono avevo un rapporto diretto con la gente, con gli italiani. Certamente. Ed ero un po' imbarazzata, avevo paura di non essere in grado di farlo. Da benissimo. Ma con tutte le difficoltà che io ho superato, quello che rimane sono i fagioli, ma che sarà? Ma perché piacciono i fagioli? Forse piacciono. Mi raccomando, quindi date una valutazione d'asta importante, grazie, perché sono tre pezzi unici. Beh, sì. Hai capito? No. Si è la fatto scrivania, il telefono. I fagioli, Edoardo. Vabbè. Edoardo, no, è Pier che è venuto così. A me poi piacciono i fagioli, Raffaella. Piacciono a tutti. Lo spero bene. Lo vedi però che anche lui ha fatto, vabbè, eppure invece i fagioli, una buona pasta e fagioli, ma quel la bello... si mangia dappertutto. Diciamo che questi sono i fagioli più famosi. Ma quel bel nazionale popolare che tanto fa bene, no? Perché dobbiamo fare le crepe, pasta e fagioli. Pasta e fagioli, benissimo. Uno si consola. Benissimo. Allora, pronto Raffaella, 83, 1983. La prima serie. Allora noi proprio, credo, riguardo la prima serie, abbiamo un piccolo contributo, eccolo là. Bravo! 1.200.000 lire al binomio! Bravissima! Complimenti! Senti, che ci fai con questi soldi? Non lo sai? Comunque sei contenta? Come c'era? Come ci sei arrivata? Ma poi c'è stato tutto in quel contenitore. C'erano i fagioli, le lenticchie, i chiodi. Ma ti giuro che mi sudano le mani così. I chiodi ci sono stati. Ma i fagioli sono rimasti i più famosi. Sì. Devo dire la verità che comunque ci hanno inzuppato il pane in molti in questi fagioli. Ma chi è? Funziona ancora. Funziona ancora. Rivive idealmente. Che emozione dopo tanti anni. Pronto? Pronto. Buongiorno. Buongiorno. Con chi parlo? Anna Maria. Che bella voce profonda abbiamo, Anna Maria. Sì, ho 12 anni. Senti, Anna Maria, sì. Da dove chiami? Da Brescia, ecco. Sì. Dimmi cosa vuoi come fare. Come sei bella, Raffaella. Ah, grazie, come sei gentile. Posso venire 2 mesi da te ad abitare? Dolce. Perché io avrei le ambizioni di fare la presentatrice. Ah, già da 12 anni, sì. Allora vengo a casa tua per 2 o 3 mesi. Va bene, ma i tuoi genitori ti lasciano venire da me per 2 o 3 mesi? Sì. E se vengo a trovarti io, Anna Maria? No, vengo io da te. Vieni tu da me? Sì. Allora, 2 o 3 mesi? Sì. Diciamo che, insomma, si vedrà. Ecco, ne possiamo parlare in privato? Va bene, mi lasci il numero di telefono?
No, non pubblicamente, poi lo lasci alla, alle signorine del centralino, che le mie erano molto gentili, ma non così belle. Ma è lei la Raffaella oppure una sosia, no? No, no, io, ma no, come sosia, qui si fanno cose vere. Originale, lei è proprio Raffaella, certo. Originale. Non è un'imitazione, non c'è stato imitatore, è proprio la Carrà con le sue proprie... Come sei bella, Raffaella, statta zitta tu, com'è bella Raffaella. Bambina, sei molto carina, ma sì, grazie. Abbiamo sì. Molti... Quanto ho vinto? Quanto ho vinto? Perché non hai ancora giocato. Secondo te quanti sono questi fagioli? Due. Ecco, o un po' di più. Va bene. Perché così facevo. Allora ti vengo a trovare presto a Roma. Sì, va bene, ok. Ciao, un bacione. Ciao, bella, stai bene. Anche da mio fratellino. Grazie mille. Ciao, Raffaella. Ciao. Ciao. Che bella famiglia già pronta proprio. Ciao. Anche questo dicevo. Riattacca che questo non lo smette più, il fratellino. Allora, scusa Raffaele, io approfitterei di questa posizione sì. Per farti firmare, ecco, il certificato però, ecco, di garanzia. Questo è il certificato di garanzia. Cioè, adesso lo facciamo vedere senza la firma autografa della Carrà. E adesso Raffaella... Sì. Prego. Mi raccomando sì. Però, valutate bene questi pezzi che sono anche più di tre perché hanno ricostruito e ritrovato proprio i pezzi veri. Allora, Raffaella. Come scrive bene? Carrà. No, perché magari... Si capisce proprio, quando... Sì. No, perché ecco di solito c'hai sempre l'imbarazzo. Questo è il vero modo. Ah, brava per aver fatto la fine. Autenticato. Raffaella. Sì. Raffaella, cosa dimmi, poterti Mirko. Chiedere? Cosa poterti chiedere, Raffaella? Non so, vuoi... quelle cose... Noi abbiamo già ballato la quella cosa là che so cadenza. Sempre con l'affatto che no, ho sì, le sì. Braccia troppo corte, che non mi rispetto alle due. Sì, c'è un'apertura, lei ha i bracci... facciamo una cosa, tanto sì. Vedo che a forza di frequentare ballerine, insomma, voi sì. Oramai siete degli showman. Sì. Perché non facciamo un pezzettino della sigla? Facciamo un pezzettino. L'avete vista, ovviamente, cercando un pezzettino. Sì, come lo sì, abbiamo visto e abbiamo anche... Allora, mettiamoci un pochettino più larghi per non colpirci, no? Sì. Allora, sì. Il passo, ve lo ricordate che era questo qua? Come no? No, scusa, a sinistra prima. A sinistra prima. Poi papà c'è l'accento. Cioè, poi come se uno dovesse spegnere la sigaretta. Sì. Non si spegne. Non si e spegne. Poi un'altra volta, poi si girano leggermente sì. Perché... È tutto chiaro. Non ho le scarpe da danza. No, è facilissimo, Okay. Sì. Allora, vabbè, io... fidati di noi. Non ti preoccupare. Vabbè, senti, canto io perché con la musica sennò potrebbero... Sì. Potremmo, diciamo sì, così... Sì, per figurare. Abbiamo frequentato l'Accademia di Caserta. Vabbè, allora... tu sei un'orchestra. No, ma una specie di prova. Sì, una specie di prova. Non ridete troppo, perché vorrei vedere a voi qua. Questa cosa che non è facile. Voi mettetecela tutta che sarete premiati. Sì. Fatalità, tutto, porta fortuna, fatalità, tutto, chiaro di luna, fatalità, tutto, senza parlare, vai. Ti amo, fatalità, chiaro di luna, fatalità. Faticate questa però, ragazza. Mi ha piaciuto molto questa cosa. È l'ennesima dimostrazione. Mamma, mettete apposta adesso, che se mi passate la cervicale. Ecco qua. Per carità no. Che dovete continuare il programma. Ma com'era quella cosa che facevi? Zoom, facevi la tomba. Tomba, sì. Mi piace quella cosa, Alberto Tomba. Così. Lo vedi che lo sapete fare? Sì. È che appena attacca l'orchestra una certa emozione. Sì, ti prende proprio. Comunque, devo dire che, come sono andati? Un'altra carta da giocare. Sì. I balletti dei 3-3. Sì, ma sarà sicuramente una scartina, come si dice la nostra scartina. Gara. Sì. Sì. Bene Raffaella, noi ti ringraziamo, sì. Sappiamo che hai tanti impegni, vorremmo ringraziarti di questa floreale. Grazie mille. Rose, Rosa. Grazie. Ti ringraziamo di cuore, un abbraccio affettuosissimo, un in bocca al lupo grande, anche se non hai bisogno. Sì, il lupo se ne ha sempre bisogno. Degli auguri e grazie per avermi invitato per una ragione così importante come ovviamente è la beneficenza. Ciao, Gino. Ciao. Un grosso applauso a Raffaella Carrà. Ciao, Mirko.